L'ultimo lavoro che ho fatto è L'Isola del Tesoro, un cartone animato 26 minuti per 26 episodi per la Rai. È andato in onda al finale dell'anno scorso su Rai Gulp. È un cartone animato in 3D con una grafica però che ammicca al 2D classico con delle texture molto stile disegno. Ovviamente è tratto dal romanzo di Stevenson L'Isola del Tesoro con addebite modifiche per il pubblico giovane per arrivare poi alla durata di 26 minuti. Allora, progetti che vorrei realizzare ce ne sono parecchi, il primo fra tutti il cercare di andare oltre il target classico dei cartoni animati che si ritiene qui in Italia, nel senso che qui in Italia molto spesso si pensa che il cartone animato è soltanto per un pubblico di bambini fino a un massimo di 10 anni, mentre i prodotti esteri ci hanno dimostrato che i cartoni animati, oltre che per essere un pubblico adatto a tutte le età, ci possono anche essere dei prodotti anche solo per adulti, come per esempio Tartan Rouge, la collaborazione francese con lo studio Ghibli e altri prodotti molto interessanti, sia che siano comici che di aspetto serio. Un sogno che condivido anche con il regista con cui ho sempre lavorato, che è Giuseppe Laganà, è quello di fare un noir a cartoni animati. Un consiglio che posso dare a disegnatori o aspiranti registi di cartoni animati o animatori è sicuramente, come al solito, tenere duro e lottare per il proprio sogno, e studiare e sacrificarsi molto per il proprio sogno, non dare nulla per scontato. E tutti questi mestieri che possono sembrare differenti, perché disegnatore, regista o anche animatore, in realtà si basano tutto sul visivo, sull'arte del visuale, e quindi cercare il più possibile di arricchire la galleria di immagini che uno ha in testa attraverso film, telefilm, videogiochi, cartoni animati, mostre di pittura, di scultura, tutto quello che possa arricchire anche l'immaginario, quindi anche i libri. L'importante è stimolare continuamente la fantasia per avere nuove idee sia dal punto di vista grafico che dal punto di vista narrativo.